Avalcamo le problematiche relative al funzionamento dell'illuminazione pubblica sono all'ordine del giorno. Qui ci troviamo nella via Pia Opera Pastore, dove dobbiamo ancora rilevare il fatto che a Porta Trapani ci sono delle lampade che da mesi funzionano soltanto a metà. E adesso vi mostrerò più nel dettaglio la situazione. Ecco intanto che mediante questa zoomata osserviamo uno dei punti luce del nuovo impianto di illuminazione a LED che da diversi mesi, ripeto, sono stati realizzati nel territorio di Alcamo per garantire un risparmio energetico. Più volte sono state messe in evidenza le problematiche anche di questa zona. Qui ci troviamo tra la via Pia Opera Pastore e la piazza De Carolis. Qui intanto ciò che rimane di un semaforo in disuso, anche queste lanterne semaforiche ormai fatiscenti dovrebbero essere poste in massima attenzione. E più volte qui su Alcamondo Blog, mentre osserviamo la facciata della Pia Opera Pastore totalmente sprovvista di impianto di illuminazione, qui ormai sono le ore 20 e sta facendo buio, vi mostro quest'altra lampada, quest'altro punto luce che è situato sempre qui a Porta Trapani in corrispondenza della chiesa della Madonna delle Grazie. Qui ecco, vediamo più dettagliatamente la chiesa della Madonna delle Grazie, che rappresenta un punto di riferimento per questa zona della città, e qui il punto luce che funziona come quello che abbiamo visto poco fa, soltanto a metà. Scendiamo allora per imboccare il corso generale Medici. Ecco che a piedi ci immettiamo da piazza De Carolis verso Corso Generale Medici, sullo sfondo la caserma dei Carabinieri, e qui anche questa lampada funzionante soltanto a metà. Bene, da quest'altra immagine possiamo osservare direttamente la situazione e quindi il funzionamento soltanto parziale del punto luce di cui vi sto parlando. Andiamo quindi ad immetterci nel corso generale Medici, dove altre lampade sono nelle stesse condizioni. Come quest'altra, il corso generale Medici, appunto, quasi in corrispondenza degli uffici postali. La serie di punti luce funzionanti soltanto a metà dunque prosegue qui nel corso generale Medici, e mentre si fa sera effettivamente non possiamo ancora trascurare questa situazione che deve essere affrontata da chi di dovere, quindi da parte del comune di Alcamo e più in particolare da parte del servizio Enel X, che ha stipulato proprio con il comune il contratto per le manutenzioni urgenti degli impianti di illuminazione pubblica comunale. E dunque concludo mostrandovi anche quest'altra immagine, e qui vediamo ancora questi punti luce, appunto, che devono essere adeguatamente sistemati, perché è evidente che per rendere più sicura la viabilità occorre fare in modo che le lampade funzionino nel migliore dei modi. Tante volte qui su Alcamondo Blog sono state evidenziate queste problematiche, tante volte il comune ha ripetuto che occorre rivolgersi ad Enel X, ma sarebbe ancora più opportuno che il comune stesso si renda conto in maniera diretta di tali situazioni, affinché i servizi di manutenzione vengano resi più tempestivi ed efficienti.
Diciamo subito, per chi non lo sapesse, e comunque lo ripeto per chi evidentemente non lo avesse capito, che l'incrocio di Porta Trapani è uno snodo tutt'altro che secondario nel tessuto viario urbano di Alcamo.